Il film ha un finale tutto sommato aperto, cioè qualcuno avrebbe fatto venire voglia di chiedersi, ecco, quale sarà la successiva storia di questo gruppo di ragazzi. Forse ve lo siete chiesti anche voi nel momento in cui giravate, avete prima scritto e poi girato il film. Che fine faranno? Ma guarda, questa cosa che il finale è aperto, io lo riconosco che può sembrare aperto, che quando faccio le proiezioni con le scuole, la domanda sempre, la prima domanda è: oh, ma che ci sta il 2 questa roba? Ci sta il seguito, ma quando esce il seguito? Ti devi spiegare, no, ma no, finito, non ci sarà nessun seguito, perché anche se tu sospendi, poi non so se avete visto il film, quindi cerco di non essere, di non fare spoiler, però anche se tu sospendi il racconto a un certo punto, è chiaro quello che succede dopo. Cioè il film, poi questo anche negli altri film che ho fatto, finiscono su dei sentimenti più che degli eventi, cioè su dei sentimenti precisi. In questo caso il sentimento è: da qui non si esce. Cioè questa scelta che è stata fatta in maniera innocente, incosciente, ti preclude il ritorno. Quindi il film dice, si ferma quando dice: da qua non si esce, da qua sei in guerra, da qua non torni indietro, da qua quello che cercavi di recuperare l'hai perso, e poi dopo quello che succederà, succederà. Sì, no, non pensavo che ci fosse una seconda parte, ma che voi vi foste chiesti, e tu hai risposto perfettamente, appunto, che destino avranno questi ragazzi. Fatta questa scelta non c'è possibilità, come dire, di recuperare. Ti volevo ancora chiedere una cosa, perché questi ragazzi compiono delle scelte, fanno delle cose molto dure, però hanno in fondo un sentimento di ingenuità, per esempio nei loro rapporti sentimentali, da bambini, e questo contrasto viene fuori molto bene nel film. Questa è una cosa che viene assecondata in maniera naturale, perché dico una cosa ovvia, che però io ho visto con i miei occhi, cioè a 16 anni si innamorano tutti nello stesso modo, i ricchi, i poveri, i criminali, chi sta in carcere minorile, chi vive al nord, chi vive al sud, c'è una specie di democrazia dei sentimenti, che è la cosa che poi ti fa dire che gli esseri umani sono tutti uguali, e quindi se ti racconti da un punto di vista sentimentale questa cosa riguarda tutti noi, no? Cioè io mi innamoro a 16 anni nello stesso modo in cui si innamora un ragazzo, in questo caso del Rione Sanità o dei quartieri spagnoli, e quindi questa cosa è presente proprio non solo nei personaggi, negli esseri umani, quindi bastava assecondarla. Tutte le scene della storia d'amore, c'è una scena in teatro dell'opera, c'è una scena di depilazione, non so, ripeto, se avete visto il film, sono cose che non abbiamo inventato noi, ce l'hanno raccontate loro. Ce l'hanno raccontate loro e noi le abbiamo rimesse in scena, anzi no, le abbiamo proprio chiesto di fate vedere come, e così è stato. Senti, tu hai presentato, come ricordavamo all'inizio di questo incontro, fino a Berlino, e poi lo hai accompagnato, credo, in molte proiezioni, c'erano prima le scuole, eccetera. Che cosa ti ha più colpito delle reazioni che in queste occasioni hai avuto modo di verificare rispetto al tuo film? Un po' il desiderio di avere un pubblico il più possibile coetaneo dei protagonisti, cioè il sogno che avevamo era di fare un film per ragazzi, no, proprio un film per ragazzi non è venuto, però un film con dei ragazzi, quindi è un film in cui se ci vanno dei sedicenni si rispecchiano, bisogna portarci proprio anche con la forza a volte, perché l'idea della sala, quindi ragazzi di 16 anni piano piano si sta sempre, sta scomparendo, tranne adesso con gli Avengers che c'è stato appunto, però poi quando ho visto alla fine della proiezione i ragazzi che avevano visto il film, quello è stato splendido, perché il film veniva visto in maniera appassionata. E anche un'altra cosa che mi ha sorpreso e l'ho trovato un valore positivo è: nessun problema con i sottotitoli, cioè i ragazzi di 15 anni, di 16 anni oggi non hanno nessun problema con i sottotitoli. Il film è in lingua napoletana, significa che a Roma non lo capisce nessuno, da Roma in su, penso. Questa cosa non dava problemi, quindi io proprio lo chiedevo a loro: ma mi hanno dato questi sottotitoli? Dicevano no, ma mi chiedevano se c'era il seguito. Questa è la cosa che ricordo. E adesso anche Gomorra è uscita con i sottotitoli molti anni fa, tutt'altro ambiente, l'albero degli zoccoli è uscito con i sottotitoli. Credo che la scelta di una lingua in un film che vuole essere più autentico e realistico, non vi siate neanche posti il problema di dire facciamo di parlare in italiano. Ma no, ma non sarebbe stato possibile, proprio non era possibile, perché diventava tutto falso. Quanta volte io chiedevo, proprio ragazzi, ma
fate capire che state dicendo, perché poi non ho capito che avete detto in scena, e cercavano di trasformare questo napoletano in un napoletano più comprensibile. Erano ridicoli, perché non erano, perdevano tutta la verità.